Firenze, per lieto di presentarvi una divertente commedia di Gaetano Di Maio, Il morto sta bene in salute. La commedia è un giallo comico articolata sulle vicissitudini dei gestori di una pensione che, trovando una valigia contenente una grossa somma di denaro, se ne appropriano. Ma quando i mandanti tornano a recriminare la somma, cominciano i guai per i gestori, e da qua un sacco di malintesi. Vi auguriamo una buona visione. Pero
una merca di cerdolini. Bene, bene per dimenticare. No, 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 no. La commissione è stata eseguita da due volontà. A non è tramontato. Sì, sì. Ora no, stai sulla lauda. Che santa, allora? Sì, signore e signori. Stanza, non buco un lietto, e io ci ho fatto appositamente filone all'ufficio.
quando mi faccio 6-7 ore di sole, una bella saporina di anche gli altri. E la figlia, si capisce, poi mi soso e vado a fare tutta la casa mia. Ma a casa sta buona, è che baciate, questa è la tana di un lupo, questa è la pensione della tranquillità. E buonanotte, buonanotte, grazie. Grazie. Non dico niente a nessuno, ma chi si sa cai 30.000 lire di lì. Scusate tanto, non mi permetto più. Ma guarda poco. Ma sta a capire la capo da lavoro. E come si fa la farina è venuta? È venuta la farina, non ci sono fuori la pizza cima. Oh, guarda si dove, guarda si dove. Ma guarda un poco, guarda, guarda, guarda un poco, guarda. Si merà capita che si guarda un poco, guarda. Conferma la carta!
Dai! Ma come a te, io tanti lupi e zestrin! Un bambino che ci ha la gente per dentro, no.